Buonasera da Portoviro, siamo a celebrare la giornata delle biblioteche, siamo con l'assessore Tessarin e con degli ospiti che adesso l'assessore ci presenta. E cosa farete questa sera, cosa presenterete e naturalmente ci dirà i vostri illustri ospiti cosa hanno fatto, che è una cosa straordinaria, secondo me che sono decisamente un pigro. Allora, buonasera. Siamo qui in biblioteca all'ex macello perché stasera ricorre la notte bianca delle biblioteche. Le biblioteche sono aperte tutta la notte per il prestito dei libri e noi cogliamo l'occasione, abbiamo voluto cogliere l'occasione per avere degli ospiti che hanno scelto di venire nel nostro territorio a presentare quella che è stata un'idea che nasce da un gruppo di amici e che poi è diventato un libro. Abbiamo qui lo scrittore Luigi Zai, che ha raccolto in questo volume questa magnifica avventura che nasce dalla collaborazione di Pierluigi Cane e della signora Germana Vercellino, perché poi le donne sono sempre a supporto delle folli idee degli uomini, e quindi adesso stasera ce li avremo qua, nostri ospiti, perché loro sono partiti da Torino e sono arrivati fino al Delta del Po, proprio nella lingua più estrema di terra, ed hanno raccolto tutte le loro emozioni, le loro idee, quello che è nato da questo viaggio in questo splendido libro. È un'avventura che sicuramente gli ha lasciato dei ricordi bellissimi e devo dire che per noi il Parco del Delta e il Po sono tutto qui, ma in realtà il Po è un fiume lunghissimo, parte da Torino ed arriva fin qua, e loro l'hanno percorso in bicicletta. Ecco, quindi a questo punto dobbiamo chiedere, in questo tragitto, la parte più affascinante, io potrei suggerirle il Delta, però... Non... È proprio così, comunque, quando siamo arrivati al Delta, siamo andati agli Scardovari, no? E abbiamo anche intervistato quelli che lavoravano con i mitili, con queste cose, cioè poi si è aperto il cuore a vedere il mare, cioè il Po che confluisce, e la gente, la bella gente che abbiamo sempre davvero incontrato, proprio in queste terre. Quindi ci è rimasto nel cuore e ci siamo tornati ben volentieri. Bianca delle biblioteche che si sviluppa per Portoviro in due luoghi, in due location, la biblioteca, questa che è riservata agli adulti, e la ludoteca, la bottega di Pinocchio, che questa sera ospita i bambini e ai quali verrà raccontata una fiaba di Italo Calvino grazie alla collaborazione con Asia Mantovano. Lo scopo del libro ha uno scopo benefico, perché tutto il ricavato andrà a favore dell'associazione Vercellese verso Santa Cruz, di cui qui abbiamo la dottoressa Germana Vercellino, che è la presidente dell'associazione, che cerca di aiutare l'isola di Santa Cruz, in particolare il territorio di Santa Cruz, che è a Capoverde. Questo tutto è nato da lì, e poi quel sistema di irrigazione, perché il tutto è nato dalla grande sete del Po dell'anno scorso, e allora da lì è venuta l'idea del progetto, invece di aiutare chi aveva ancora più sete, con un progetto di irrigazione a Santa Cruz. Ecco, io ricordo una cosa solo, perché Portoviro ha fatto una risaia in Madagascar, trovando l'acqua in Madagascar, quindi un gemellaggio doppio. Complimenti a tutte le vostre comunità. Grazie. Grazie.